Migliorano i dati sull'emergenza sanitaria da Covid-19, cresce la fiducia, ma serve ancora prudenza. Carboni ha un anno dalle elezioni amministrative, intervista l'ex sindaco Giuseppe Casti. Il presidente del parco geominerario traccia le linee della nuova gestione dell'ente. Sequestrati a Sant'Antioco 455 kg di tonno rosso privi di tracciabilità. Ben ritrovati su Canale 40, apriamo il nostro telegiornale come ormai di consueto con gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di emergenza da Covid-19. Per il terzo giorno consecutivo, a partire da domenica 24 maggio, in Sardegna non sono stati riscontrati contagi né decessi ed è diminuito sia il numero dei pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, 41, ben 8 in meno rispetto al giorno precedente, sia quello dei pazienti in terapia intensiva, scesi a 2. Ha raggiunto quota 1000 il numero dei pazienti dimessi. Ieri sono stati eseguiti 895 tamponi e sono stati testati 739 casi. Sono numeri indubbiamente incoraggianti, ma che non devono indurre a diminuire le attenzioni e il rispetto delle prescrizioni imposte dai decreti governativi e dalle ordinanze regionali, perché il rischio è sempre dietro l'angolo e la riapertura delle attività e l'inizio della stagione delle vacanze meritano una gestione intelligente da parte di tutti. Voltiamo pagina adesso e passiamo alla politica locale. Si anima il dibattito sulle elezioni amministrative di Carbonia, nonostante manchi ancora un anno all'attesa scadenza. Infatti in città c'è già fermento. Al recente appello all'unità del segretario regionale di Articolo 1, Luca Pizzuto, rivolto alle forze del centro-sinistra, oggi ha risposto ai nostri microfoni l'ex sindaco Giuseppe Casti. Vediamo. Ho scritto alcune cose che erano per attivare una discussione all'interno delle forze politiche, le forze civiche che sono presenti in città. Io penso che sia necessaria un intervento, una coalizione, una proposta eccezionale, perché viviamo un momento eccezionale. Abbiamo vissuto 4 anni devastanti col Movimento 5 Stelle alla guida della città. Proveniamo da 3-4 mesi di Covid, del virus che purtroppo ha bloccato tutte le attività commerciali, artigianali, di produzione, di servizi, ha bloccato le nostre città e i nostri territori. Quindi penso che in questi mesi dobbiamo lavorare per una proposta che abbia dei caratteri anche eccezionali, con un programma nuovo, che abbia soprattutto la possibilità di dare risposte nuove a tanti cittadini che in questo momento stanno soffrendo. Ho letto con attenzione anche, diciamo, le proposte, le interviste che sono state rilasciate dagli altri attori della politica cittadina carboniense. Penso che prima di parlare di candidature bisogna parlare di progetti, di programmi e di possibilità di intervento. Ecco, io penso che, questo mio parere personale, non si possano attivare nessuna strada di condivisione con chi ha guidato la città in questi 4 anni. Penso che le strade nostre del Movimento 5 Stelle siano alternative e naturalmente anche alcuni dirigenti che sono all'interno di Articolo 1 hanno creato una frattura profonda tra coloro che hanno gestito la precedente amministrazione e loro stessi. Quindi naturalmente attiviamo una discussione, attiviamo progetti, attiviamo... Per adesso ho sentito di tanti candidati, ma non ho sentito mai di cose da fare, di cosa vogliamo fare per la nostra città, quali sono i nostri progetti per i prossimi 5 anni, 10 anni. Il progetto al quale tu pensi esclude il Partito Democratico? Assolutamente, io penso che dobbiamo lavorare a un progetto inclusivo con persone che la pensano come noi su determinati temi. Poi non ho inventato niente di nuovo, ecco, i sindaci che mi hanno preceduto di centro-sinistra, coloro che hanno guidato la città nei 20 anni precedenti ai miei 5 anni, naturalmente hanno sempre...
presentato delle proposte dove erano presenti anche rappresentanti che non si riconoscevano espressamente nel centro-sinistra, ma erano rappresentanti anche di forze che a livello regionale stavano col centrodestra. Secondo me cantano moltissimo i progetti e le idee di quello che vogliamo fare, perché io penso che, per esempio, sulle idee molti di noi abbiano delle proposte completamente differenti. Su quelle dobbiamo iniziare a lavorare. Sono tre le ipotesi di intervento al vaglio della regione per superare l'emergenza provocata dal crollo del ponte sulla strada che collega Gonnesa a Fontanamare, verificatosi il 2 aprile scorso. Gianpaolo Cirronis. Si è svolto ieri mattina il sopralluogo dell'assessore regionale dei lavori pubblici Roberto Frongia presso il ponte crollato il 2 aprile scorso nel territorio del comune di Gonnesa. L'opera, che collega il centro abitato al parcheggio della spiaggia di Fontanamare, alto 6 metri e lungo 10, era crollato all'improvviso, inghiottendo un camion della Nettezza Urbana che in quel momento transitava lungo il ponte. Si tratta di un collegamento importante per il mare e come tale va ripristinato per consentire il passaggio verso la spiaggia di residenti e turisti, ha spiegato l'assessore Roberto Frongia. Abbiamo verificato lo stato delle opere e individuato tre possibili soluzioni che andremo poi a condividere anche con gli assessorati dell'ambiente e dell'industria: la realizzazione di una passerella per pedoni e ciclisti, così come chiesto dal comune, la costruzione di un ponte provvisorio per il quale sarà necessario verificare la fattibilità in tempi brevi con l'obiettivo di mettere in salvo la stagione turistica, la ricostruzione vera e propria del ponte con l'individuazione del soggetto che realizzerà l'opera e di quello che la prenderà poi in gestione. Proprio a questo proposito, con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione in tempi brevi, Roberto Frongia ha promosso un incontro in videoconferenza tra i soggetti interessati, al quale parteciperanno tra gli altri il comune di Gonnesa, già presente al sopralluogo di ieri con il sindaco Ansel Cristian Cabiddu, la società Igea e la provincia del Sud Sardegna. Il Coordinamento Nazionale Sanità ha organizzato un incontro dibattito live su Facebook per sabato 30 maggio alle 17 sul tema della libertà di stampa al tempo del coronavirus, dal titolo «Vietato rilasciare dichiarazioni alla stampa e a chi che sia». È in atto in tutta Italia una pesante censura sugli operatori della sanità, ispirata dal concetto secondo cui anche dalla malattia e dalla sofferenza si debba trarre profitto. Si legge tra l'altro nella nota di presentazione. Con il bavaglio al personale sanitario si lede il diritto dei lavoratori alla libertà di opinione, di espressione e di informazione. Con ciò si impedisce ogni sorta di vigilanza e denuncia contro le violazioni del diritto inalienabile di ogni cittadino all'assistenza sanitaria gratuita e di qualità. Sono previsti 5 interventi, tra i quali quello di Claudia Zuncheddu, medico e portavoce della Rete Sarda per la difesa della sanità pubblica. In Sardegna la dispersione e l'abbandono scolastico rappresentano ancora dei problemi enormi per i nostri giovani e per il loro futuro. Se non si interviene con urgenza, la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente. E questo il messaggio lanciato da Roberto De Riu, consigliere regionale del Partito Democratico, in merito alla drammaticità della condizione studentesca sarda, una piaga che affligge l'isola già prima dell'evento del coronavirus. L'emergenza sanitaria in atto ha evidenziato le numerose criticità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, ma una cosa è certa: la drammaticità della condizione studentesca dovuta alla difficoltà di accesso ai percorsi di formazione, al proseguimento di quelli già avviati, non è iniziata con il Covid, ma ben prima, denuncia ancora De Riu. La Sardegna infatti risulta ancora oggi gravemente colpita da due fenomeni considerati come una vera e propria piaga per il contesto educativo e sociale: la dispersione scolastica e l'abbandono scolastico. Bentornati in studio. Come anticipato nei titoli di apertura, la cronaca: oltre 4 quintali e mezzo di tonno rosso non tracciato sono stati sequestrati a Sant'Antioco dagli uomini dell'ufficio circondariale marittimo. Sentiamo. Il personale dell'ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco, alle dipendenze del comandante tenente di vascello Francesco D'Istria, ha intercettato due automezzi al cui interno sono stati rinvenuti rispettivamente 185 kg e 270 kg di tonno rosso,
considerato dalle normative comunitarie e nazionali specie oggetto di particolare tutela, contestando sanzioni amministrative per un ammontare di 5.334 euro e sequestrando circa 455 kg di tonno rosso privi di tracciabilità. Il comando della Guardia Costiera di Sant'Antioco continuerà a intensificare nei prossimi giorni le operazioni di polizia marittima al fine di garantire il corretto sfruttamento delle risorse ittiche a salvaguardia degli operatori del settore che esercitano l'attività nel rispetto delle vigenti norme e invita quindi i consumatori a prestare la massima attenzione nell'acquisto dei prodotti ittici, privilegiando gli operatori del settore che esercitano l'attività nel rispetto delle procedure di garanzia e salubrità alimentare in materia di etichettatura, tracciabilità e norme igienico-sanitarie, evitando così di acquistare quelli venduti illecitamente da ambulanti non autorizzati. Al comune di Iglesias la prova orale del concorso pubblico per esami finalizzato all'assunzione di a tempo pieno indeterminato di 4 istruttori amministrativi si terrà il 17 giugno 2020 alle 10 presso la Sala Blu del Centro Culturale con ingresso in via Grazia Deledda. I candidati dovranno presentarsi nel giorno nella sede e ora indicati muniti di valido documento di riconoscimento. L'assenza del candidato o della candidata alla prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, qualunque ne sia la causa. Ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, i candidati dovranno essere dotati di mascherina senza valvola e rispettare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. È stato interrotto a partire da oggi a Carbonia il servizio di reperibilità telefonica del Centro Operativo di Protezione Civile. Il Comune ha deciso, dopo aver preso atto dell'auspicata riduzione dell'emergenza da Covid-19, dell'avvio della cosiddetta fase 2, del graduale ritorno alla normalità delle attività e del consolidamento delle iniziative di supporto alimentare tramite buoni spesa e buste spesa. Pertanto il numero 347-3855-336 non è più attivo. Per qualsivoglia informazione su buoni spesa e buste spesa, i cittadini in stato di necessità comunque possono contattare direttamente le associazioni deputate allo svolgimento del servizio come la Caritas e la Croce Rossa Italiana. L'assessorato regionale degli enti locali ha pubblicato l'avviso per la richiesta di finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative definite. Gli enti dovranno presentare la domanda entro il 15 giugno 2020 tramite PEC all'indirizzo enti.locali@pec.regione.sardegna.it. L'assessorato regionale della pubblica istruzione ha approvato le disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure attive a favore delle imprese in contrasto all'emergenza epidemiologica e le determinazioni di concessione definitiva di contributo del bando culturale Lab, sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi. A mezza mattina il cielo di Cagliari si è colorato di rosso, bianco e verde al passaggio delle frecce tricolori della pattuglia acrobatica nazionale che hanno effettuato una serie di sorvoli in tutte le regioni italiane per celebrare il 74esimo anniversario della festa della Repubblica Italiana in segno di unità, solidarietà tra le persone e soprattutto auspicio di ripartenza economica in un'isola precipitata in un gravissimo stato di emergenza per gli effetti della pandemia. Il Comune di Carbonia ha spostato al 30 settembre 2020 il termine per il pagamento del canone di locazione per l'utilizzo di impianti sportivi. Il Comune di Carbonia, con delibera consiliare numero 12 del 5 maggio scorso, ha varato un pacchetto di misure di sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali azioni si concretizzano nella sospensione e nel differimento dei termini di versamento delle entrate tributarie ed extratributarie. Tra i settori interessati dalle agevolazioni
vi è anche quello dello sport. Diverse associazioni sportive e dilettantistiche versano infatti canoni di locazione per l'utilizzo di impianti sportivi. Per effetto della delibera approvata dal Consiglio Comunale, il termine per il pagamento del canone di locazione per l'utilizzo di impianti sportivi è stato spostato al 30 settembre 2020 in un'unica soluzione e senza applicazione di ulteriori interessi rispetto a quelli originariamente previsti. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per averci seguito fin qui, vi lascio adesso come di consueto alle previsioni meteo, poi Noa Sincurzu, il nostro telegiornale in lingua sarda, vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40, arrivederci.